Grande manifestazione questa mattina per le vie del centro di Palermo, organizzata dal Coordinamento Studenti in Movimento, che raggruppa rappresentanti di varie scuole della città capoluogo. Sono scesi in piazza con un corteo di circa 1500 ragazzi delle superiori che da Piazza Politeama, lungo la via Macheda, hanno raggiunto Palazzo Comitini, dove una delegazione ha incontrato gli assessori alla pubblica istruzione e all'edilizia scolastica. In questi giorni gli universitari dell'Onda hanno messo in giro la voce della presenza del ministro Gelmini a Palermo, organizzando appunto un corteo. Considerato che l'università e le altre istituzioni locali non hanno confermato la presenza del ministro, hanno ritenuto di essere davanti a una bufala da parte dell'Onda per tentare di riempire i suoi ormai deserti cortei. Nonostante questo, gli studenti questa mattina ed in tanti hanno manifestato contro il progetto di scuola voluto da Gelmini, ma anche e soprattutto sui problemi più sentiti, edilizia scolastica, diritti degli studenti e caro libri. Alla manifestazione ha partecipato anche Azione Studentesca. Oggi noi qui siamo scesi in piazza non solo per il ministro Gelmini, ma già 2 anni fa siamo scesi in piazza appunto contro il ministro Fiononi, perché la Gelmini è vero, non ha fatto cose buone, ma tuttora non ha cambiato ciò che noi chiediamo, cioè ha aumentato il 5 in condotta e altre varie riforme, cioè come la rimandatura. Poi siamo qui come singole scuole, ognuno, perché abbiamo problemi sia di edilizia che di diritti, in quanto spesso vengono calpestati sia dai presidi che dai professori. Noi speriamo di continuare appunto perché non ci serve soltanto la piazza, ma già ognuno nella sua singola scuola avrà i suoi spazi. Noi per esempio vorremmo pure occupare se necessario. Questo coordinamento appunto dei studenti è stato creato lo scorso 5 novembre per un'alternativa alle proteste che abbiamo capito erano tutte strumentalizzate dai sindacati e dai professori. Abbiamo deciso di scendere in piazza autonomamente per difendere i nostri diritti. Il corteo si è basato anche su tematiche di rilievo nazionale come i tagli della pubblica istruzione e anche su tagli di rilievo provinciale come l'edilizia scolastica e la difesa dei diritti degli studenti.